esponenti dell'opposizione indicano come presidenti delle commissioni di garanzia, come già anticipato prima, la consigliera Castaldini per la commissione affari generali ed istituzionali e il consigliere Piazza per la commissione pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione. Metto in votazione tutta la delibera, sia con i nomi, le indicazioni dei due presidenti e l'insieme delle commissioni indicate da me in apertura. Presenti 36, votanti 35, favorevoli 35, contrari 0, astenuti 0, non votanti 1. Il Consiglio approva. Dichiaro presidente della Commissione Affari Generali ed Istituzionali la consigliera Castaldini e presidente della Commissione Pianificazione Contabilità Economica e Controllo di Gestione Marco Piazza. A loro auguro buon lavoro. Grazie presidente. Anch'io, come la collega Paola Francesca Scarano, sono la prima esperienza qua in Consiglio, per cui mi sento particolarmente vicino alla collega. Però sono comunque conscio dell'importante ruolo di garanzia e controllo di questa Commissione. Per cui svolgerò questo ruolo con indipendenza, senza condizionamento, certo di poter contare sulla collaborazione dei consiglieri più esperti di me, degli assessori, in particolare della professoressa Giannini, del personale di staff competente del Comune e di tutti i cittadini che, come sapete, col Movimento 5 Stelle desiderano partecipare e con questa commissione sicuramente avranno adesso possibilità di rimboccarsi le maniche. Sono certo che questa collaborazione ci sarà, perché il risultato che abbiamo raggiunto oggi è un risultato di cui credo possiamo essere fieri e si aggiunge a dei risultati positivi già della prima seduta, e detto da un componente del Movimento 5 Stelle tendenzialmente ipercritico, vi garantisco che è un complimento. Credo che questo Consiglio stia dimostrando di avere le carte in regola per rompere col passato e per fare qualcosa di davvero nuovo. Lo stiamo dimostrando mettendo da parte quelli che sono i personalismi e dando spazio a un grande senso di responsabilità, altrimenti non saremmo arrivati a questo punto con due unanimità quasi complete e dei risultati che ci danno, diciamo, speranza. Grazie a tutti.